Buonasera Fabrizio. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Bene, Come stai innanzitutto? bene, dai. Mi fa Siamo piacere. rinchiusi in casa come tutti, insomma, aspettando delle buone notizie che si possa ricominciare a vivere la vita di tutti i giorni. Sì, dicevo prima in anticamera, prima di accoglierti, che appunto ieri quello che ha detto il Premier Conte ha detto tutto e niente, quindi bisogna temporeggiare un altro po', ma ahimè siamo abituati anche a questo. Purtroppo chi ci governa in questo momento ha forse più confusione di tutti noi cittadini, di conseguenza cerchiamo, Fabrizio, di parlare di una cosa che tu specialmente conosci a menadito, ovvero il gioco del calcio. La tua prima idea, dopo andiamo in profondità di quella che è stata la tua esperienza in gialloblu. Io ti ricordo in primis per le tue grandissime parate che hai fatto nello spareggio di Reggio, perché lì veramente in talune circostanze ti sei persino superato. C'è poi una parete anche che sei meglio di me, è tutt'altro che è positiva, legata all'anno dopo, ma andremo anche lì nello specifico. Sempre se tu avrai voglia, ovviamente, ci mancherebbe altro. Ma ti chiedo in primis come sta vivendo il mondo del calcio e secondo te quale sarà il futuro, specie in Italia? Beh, intanto di attesa è un'attesa dove nessuno si aspettava questo grosso problema e soprattutto le ricadute di questo grosso problema che poi vedremo purtroppo tra un po'. E forse quella sarà poi la parte peggiore perché dopo lì si parla non più di singoli ma di famiglie, di lavoro, di aziende e quant'altro. Quindi sicuramente sarà un momento difficile se non prendono delle decisioni, si prendono delle responsabilità. E così vale anche sul calcio. Bisogna ricordare sempre che è vero che alla gente è mostrato quello che si vede, il gioco del calcio, quindi la partita. Ma dietro al mondo del calcio ci sono anche lì tante persone, tante famiglie. E quindi bisogna che chiaramente salvaguardando la salute di tutti, che si prendono delle decisioni in fretta. Già. Poi, sai, hai detto parliamo di calcio, è meglio perché, sai, faccio fatica a capire chi può incominciare ad aprire tra una settimana, si può girare sui mezzi pubblici e poi magari i bar li teniamo chiusi, i ristoranti li teniamo chiusi. Certo. Voglio capire qual è il metro di giudizio di questa cosa, quindi Bravo. non Non ci no, inoltriamo troppo, diciamo così. Rimane la perplessità comunque, questo e possiamo dirlo, beh, almeno quello. qualche domanda te la fai, insomma, non è Fammi qualche domanda. che. Tu sei sempre nel mondo del calcio, è una delle cose che riesci a fare ovviamente meglio, visto che ci hai dedicato tutta la tua vita e lo stai facendo in maniera importante, ovvero per l'Italia. Tu curi il settore giovanile, così si può definire, insomma, dall'under in poi, insomma, tutti i portieri passano da te, dai tuoi guantoni. Sì, beh, io partecipo, faccio parte del gruppo degli allenatori delle nazionali giovanili e siamo tutti insieme perché siamo dalla 15 alla 21, siamo tutti insieme, quindi io mi occupo più che altro della 17. Ok, Concorradi? Corradi era con me l'anno scorso, Corradi oggi è alla 18, Ah, quest'anno vero. alla 18. È andato a fare il primo allenatore alla 18. Io sono con Carmine Nunziata Cammino iniziato, vero. da 3 anni, sì. E beh, penso che insomma, stare in mezzo ai ragazzi è una bella cosa. Ho un'età dei ragazzi che secondo me è fantastica, la migliore perché è il passaggio dai 16-17 anni, dove non sono piccoli, quindi sono già grandi Certo. per capire e lavorare in un certo modo. Nello stesso tempo non sono ancora contaminati col calcio dei grandi e quindi con tutto quello che loro circonda, nel bene e nel male, chiaramente. Assolutamente. Sono ancora molto puri, sono loro e questo mi dà tanta soddisfazione. Ma quanto è cambiato il tuo ruolo, Fabrizio, da quando giocavi tu? Ma guarda, è cambiato, si è modificato, devi partecipare un po' di più, anzi, devi partecipare a quello che è il discorso di squadra. Bisognerebbe poi, se vuoi, anche andare ad analizzare questo, perché tutti poi parlano di questo, poi poche squadre realmente usano il portiere come lo descrivono poi in maniera teorica. Poi, sai, la pratica è sempre più difficile. Però è chiaro che oggi il portiere, oltre a saper parare,
deve anche partecipare al gioco di costruzione, quindi deve sempre essere a disposizione come appoggio. Deve imparare a usare i piedi come in passato, insomma, non necessitava di questo. Assolutamente. Innanzitutto ti porto i saluti di Matteo Guardalbene, che ho avuto ospite stamane, e appena gli ho detto che ci saresti stato tu questa sera, mi ha gradito ospite, mi ha detto: guarda, salutami il mister con cui ho avuto un rapporto fantastico a Modena. Ho fatto tempo ad allenarlo. Puoi dirlo, caro mio. E parlando Beh, di... Dimmi, caro. no, dicevo, poi mi è venuto in mente, poi insomma ho allenato al portiere che poi è passato a Verona, perché anche lo stesso Marco, E insomma. guarda, ci volevo arrivare dopo su Silvestri, perché anche so che tu su Marco, insomma, credi molto. Sei stato uno dei primi a dire che questo aveva tutto per diventare un portiere, che a Verona poi peraltro sta anche dimostrando, Fabrizio. Intanto un amico della Slavia mi scrive di Udoge, giustamente, visto che tu l'hai visto da vicino, anche uno dei prodotti del settore giovanile del Verona. Quindi un breve inciso gentilmente su Udoge. Che giocatore è secondo te? Ma intanto è un giocatore importante perché è intelligente in campo, molto, ha una potenza fisica devastante Mamma mia. e si adatta a parecchi ruoli, e sono le fortune degli allenatori. È un ragazzo serissimo, bravo, serio, proprio il classico, bravo ragazzo, dai, non c'è niente da dire, perché è uno che si applica, capisce, ascolta e si applica. Forse, ecco, forse se, proprio l'unico difetto che posso trovare oggi, ma per l'età che ha, la sua troppa timidezza. Perché in questo mondo, lui poi la esprime nel campo, per l'amor di Dio, poi dopo lì si libera e via, però dovrebbe essere un pochettino più incisivo, ma questo arriverà con l'età, chiaramente. Certo. Allora, Fabrizio, io con te vorrei toccare appunto quella che è stata la tua esperienza biennale. Tu arrivasti a Verona nel 2000 dall'Inter, tu che insomma hai fatto la storia anche dell'Atalanta, che dopo parleremo anche del Verona di Juric, visto che con l'Atalanta c'è un legame viscerale, visto che è un allievo del buon Gasperini. Ma venendo a te invece, allora c'è la prima stagione che con Attilio Perotti arriviamo a fare gli spareggi contro la Regina. Un doppio confronto che l'andata ci vede trionfare 1-0 gol di Martin Laursen sotto la curva sud, come ben ricorderai, e nel ritorno, insomma, ci troviamo 2-0 a fine primo tempo in una bolgia, qual era appunto lo stadio della Regina, tutta Reggio Calabria spingeva, anche perché insomma sai che Verona ha tanti amici in giro per l'Italia, ma battute a parte, insomma, c'era tutto perché insomma quella partita prendesse una piega che poi per fortuna il triplice fischio finale non è stata, grazie anche alle tue parate, perché come c'è stato l'eroe di Reggio, ovvero guarda qua anche il libro che ti faccio vedere, è stato Sì. fatto un libro con la storica foto di Super Mike Cossato, anche tu hai contribuito in maniera pesantissima a ottenere questa salvezza. Cosa ricordi tu di quella stagione, Fabrizio? Ma intanto che è un'annata particolare, insomma, sapevamo quello che era il nostro obiettivo, Certo. chiaramente. Ma poi durante l'anno ci sono stati degli alti e bassi, dove a volte pensavamo di esserci tirati fuori, quindi di vivere un campionato in serenità. A un certo punto noi pensavamo di essere già poi retrocessi, perché ci siamo arrivati verso la fine, dove siamo stati obbligati a vincere 3 partite di fila, 4 partite di fila, non mi ricordo adesso. Alla fine, forse è incominciata con la partita di Bologna, contro Bologna in casa, Contro 5-4, poi con la vittoria di Parma, con il Perugia alla fine, poi ci sono stati gli spareggi. E lì sulla carta, insomma, a quel punto era molto, ma molto difficile. Però, insomma, lì non lo so, la squadra ha tirato tante volte, sai, la squadra tira fuori quello che forse pensava di non avere durante l'anno, ti devi trovare proprio con la l'acqua da bere. parola. Però c'era ancora energia, c'era ancora forza, c'era ancora entusiasmo per raggiungere questo obiettivo, insomma, e poi ci siamo riusciti. Le due partite, anche lì sono state due partite, diciamo, forse era la prima volta che facevano lo spareggio doppio, Bravo. prima era in campo neutro, penso che sia stato proprio il primo anno.
E chiaramente, dai, insomma, dire, la battuta degli spogliatoi era chiaro, no? Era scritto che il secondo la partita di ritorno dovevamo andare a Reggio Calabria. E quindi sapevamo l'importanza soprattutto della prima gara. La prima gara era importante non subire gol e comunque avere un risultato positivo. Questo è stato, la gara io la ricordo bene, insomma, non abbiamo rischiato una volta sola. Effettivamente nel secondo tempo che si sono presentati davanti a me da soli, ma poi tutto sommato abbiamo gestito bene la gara. Quindi l'1-0 insomma ci dava abbastanza tranquillità. Quando siamo andati là, vabbè, probabilmente insomma, tutta Verona lo sa, ma penso tutta l'Italia, insomma, quello che è successo, dove la parte che non si vedeva, la parte che noi abbiamo vissuto all'interno, ma anche non si vedeva all'esterno. Ed è stata una prova di tenuta psicologica importante. E, a parte qualche anzianotto che eravamo, ma avevamo anche tanti giovani. E la preoccupazione era questa, perché sai, andare a fare riscaldamento con della gente che ti insulta e basta, prendere qualche calcio e qualche schiaffo dentro negli spogliatoi, nel sottopassaggio, oppure io facevo riscaldamento, mi ricordo che c'avevo un ometto lì vicino, tutte le volte che passavo di fianco mi diceva oggi ti sparo, oggi ti sparo, poi ce l'avevo dietro la porta, perché tanto lì, voglio dire, a Verona c'erano 50 addetti in campo, a Reggio ce n'erano 500, quindi sapevamo, no, l'ambiente che trovavamo. E questo per tutta la partita, dietro, tutte le volte che mi avvicinavo alla riga di porta, attento che ti sparo. A un certo punto io mi sono girato e gli ho detto: senti, spara, falla finita, non, e basta, no? Pazzesco. Ed è stata una grande soddisfazione per come è andata la partita. E quel gol a 5 minuti dalla fine, insomma, ci ha dato una forza, una carica incredibile. E poi è vero che c'è stata anche l'occasione, proprio fine gara, Mamma, mamma. per la regina, insomma, è andata bene, ho fatto la mia parte come tutti gli altri. Certo, E gamba rapida. poi niente, poi sono state ore difficili, difficili poi nel rientrare nello spogliatoio con tutto quello che è successo, insomma, un casino allucinante. Tant'è vero che, guarda, quando l'aereo è toccato terra a Verona, io ho detto basta, cioè per me è finita qua. Avevi dato tutto proprio. Ma no, ma perché sai. È vero, incominci ad avere una certa età, ma e quando hai una certa età ti godi il calcio, proprio Certo. per quello che è, perché non è che hai aspirazioni di carriera o devi pensare ad altro, no? Ti godi proprio quello che è l'essenza del calcio. E ho detto, ma Cristo Santo, ma per una partita di calcio si rischia di farsi male, ma farsi male seriamente? Ma tanto male, perché insomma, c'era della gente con delle spranghe di ferro dentro lo spogliatoio, non è che c'erano cose normali. Però dopo sei sceso da quella scaletta, poi vedi tutta quella gente che è arrivata all'aeroporto quella sera, quella notte che non finiva più. E poi sai, la passione vince su tutto il resto, quindi bene così, insomma, è stata una bella soddisfazione, ripeto, una salvezza a un certo punto quasi sperata, cosa che poi l'anno dopo invece è successo completamente il contrario. Sì, guarda, Completamente. allucinante l'anno dopo. E tante cose si possono pensare, giustificare, dire, capire, ecco, quelle che sono state poi le motivazioni, ma entrare nella testa della gente è dura e quindi si fa fatica anche a dire sì, ok, è successo quello. Sono successi tanti episodi, tanti episodi. Forse, beh, innanzitutto una squadra molto più giovane, Eh sì, eh sì. ma molto più giovane. Questo porta dei vantaggi perché, insomma, se noi pensiamo poi al giro dell'andata, la freschezza di questi ragazzotti, la voglia e l'entusiasmo oltre che le capacità di questi ragazzi, è stato tutto molto, molto bello. È chiaro che nelle difficoltà, probabilmente, sai, un po' il cappello bianco, la barba bianca ti fa
ti fa capire come gestire determinate cose. Se sei in pochi non ce la fai, se sei in pochi, e noi eravamo pochissimi di questi. E sono subentrati degli infortuni importanti come quello di Leo Colucci, che secondo me è stato uno dei motivi della sua mancanza a gestire la gara in mezzo al campo. E poi si infilano delle situazioni che non te ne rendi conto, ma proprio per una mancanza di equilibrio. Quello che è mancato è stato proprio l'equilibrio di capire che momento stavamo passando. E volevamo fare i brillanti come avevamo fatto all'inizio dell'anno. E le forze non c'erano per far questo, perché Mister chiedeva tanto a tutti, e soprattutto un sacrificio incredibile agli attaccanti, perché giocavamo sempre con tanti attaccanti. Ed è chiaro che a un certo punto poi devi anche tirare il fiato. Ecco, lì secondo me c'è stata poca lucidità nel capire il momento di voler cambiare quello che poteva essere un aspetto tattico, o comunque far riposare della gente che in quel momento Non ne aveva più. poteva darti quello che ti poteva dare, ma non era più, non riusciva a mantenere più l'equilibrio per i 90 minuti, per come è successo poi all'andata. Ed è chiaro che quando incominci poi a infilare una sconfitta dietro l'altra, ti vengono a mancare delle certezze, ti vengono a mancare delle sicurezze. Ed ecco che subentra il discorso del giovane con chi è un pochettino più di esperienza. Non è detto che quello che ha esperienza risolva i problemi, però li affronta in una maniera diversa, li capisce in una maniera diversa. Ecco, lì non siamo stati aiutati e non ce l'abbiamo fatta nello spogliatoio a gestire questo. Pensa che, siccome la gente poi mi chiede, quando io parlo di Verona, dico: ah sì, il Verona, quello di Malesani, ah, ma però eravate in Coppa UEFA, così. Allora io racconto sempre questa cosa e dico: provate a pensare che alla seconda partita di campionato del girone di ritorno giochiamo in casa col Venezia e vinciamo 2-1. A quel punto noi abbiamo 32 punti, mancano 15 partite alla fine, siamo retrocessi a 39. Pazzesco. E se pensi che davanti c'era Muto, Girardino e Camorra. Camoranesi, È una bestemmia. Con un Cassetti, teatro. Otto e quant'altri, è vero che erano tutti giovani, perché sai, adesso Sì. è facile parlare quando hanno poi hai Fatto la visto carriera la che ha fatto, certo. carriera che hanno fatto. Ecco, cioè, voglio dire, Camoranesi, che è un ragazzo che noi ci frequentiamo ancora tuttora, che è un ragazzo straordinario, un giocatore formidabile, ma chiaramente quello del Verona non era quello della Juve, della Nazionale del 2006, no? Ma per forza di cose lo stesso Girardino. Anzi, ti dirò di più: guarda, io e Colucci ridavamo sempre e dicevamo: guarda, se Girardino diventa un giocatore in Serie A, io non so cosa devo fare. Perché per me era impensabile un ragazzo di 18 anni che già era tutto storto lui, scoordinato. Coordinatissimo, vero? Tutte le volte che stoppava la palla o doveva calciare in porta, la strozzavo, cascava per terra, e dice: ma scusa, ma dove va questo? Sì, ha qualità, però. E invece, come vedi, la crescita dei ragazzi tante volte è lenta, ma tante volte è improvvisa. Ragazzi, di che vogliamo discutere di Girardino? Nulla, nulla. Però Nulla. Fabrizio, tu mi insegni che i numeri nel calcio, come nella vita, dettano legge. Se noi andiamo ad analizzare i numeri dopo gennaio, quindi dopo la chiusura del calciomercato di gennaio, lì c'è la picchiata del Verona, perché a febbraio in 14 partite giocate, 3 vittorie, 2 pareggi e ben 9 sconfitte. Di queste 9, 6 in 7 partite, dall'Inter al Torino, che poi col Torino tu ricorderai l'1-0, gol di Franco che partì da centrocampo e ti fece gol. Cioè, ci sono È partito dei... dall'area loro, perché era calcio d'angolo per noi. Calcio d'angolo con noi, bravissimo. E qualcosa è successo, nel senso, dopo le tue verità rimangono le tue verità, se vuoi aprirti ancora di più, da parte mia, massima disponibilità. Però è innegabile che, ad esempio, come ho avuto oggi te in diretta, la settimana scorsa ho avuto il grande Adrian Mutu, che mi ha confermato che lui doveva andare alla Juve e effettuò questa trattativa. E poi sappiamo benissimo Pastorello che era vincolato, comunque c'era col Parma una sorta di corsia preferenziale. Dopo sappiamo benissimo la famiglia che allora gestiva il Parma, in che problemi economici è andata a finire. Si parla perfino di un premio UEFA che voi avevate chiesto, che
l'allora presidente Pastorello vi negò. Deve esserci stato qualcosa di eclatante, perché io guarda, ricordo come fosse ieri l'ultima rifinitura pre-Piacenza, con Leo Colucci che apre sulla destra, palla a Doddo, arriva sul fondo, traversone, sbaglia il primo, rifate di nuovo Leo Colucci a Doddo, sbaglia di nuovo il traversone, Malesani sclera, tutti nello spogliatoio, tac, e andate tutti nello spogliatoio. Ecco, si era rotto qualcosa, non è solo, secondo me, l'aspetto meramente sportivo, ma c'era dell'altro, magari anche come gruppo qualcosa si era venuto a creare purtroppo di negativo, che vi ha portato poi a quel maledetto 5 maggio del 2002, appunto a perdere 3-0 in casa del Piacenza. Sì, ma lì eravamo già retrocessi. Sì, a Piacenza eravate già assolutamente, la conferma. La partita di Piacenza è quella che ha stabilito ufficialmente che sei andato giù, ma non, ma la nostra, guarda, è tutto paradossale anche quello. Se tu pensi che 4-5 partite dalla fine siamo andati, perché guarda che tu hai dato dei numeri, no? E in quelle, nei risultati positivi di quelle partite, infatti io facevo riferimento dalla seconda in poi, dalla terza in poi, perché la seconda, quella col Venezia, è l'ultima che abbiamo vinto. Bravissimo. E abbiamo vinto con l'Udinese in casa 1-0, che era la nostra diretta concorrente, e a Brescia che abbiamo mantenuto il risultato 0-0. Cioè abbiamo perso quelle assurde, e con quelle che erano le nostre competitor non le abbiamo perse, tant'è vero che prima di andare a Piacenza, anzi non prima di andare a Piacenza, alla penultima giornata, noi in classifica tutto sommato non eravamo messi male, perché avevamo la classifica borsa che noi eravamo in vantaggio con tutti gli scontri diretti. Quindi le partite, diciamo lo scontro diretto vero e proprio, noi le abbiamo giocate, le abbiamo vinte, eravamo anche in vantaggio su questo. Però tu mi facevi una domanda precisa, no? Nel discorso cosa è successo, cosa si è rotto. Allora, da parte dei ragazzi ti posso confermare che è stato tutto involontario, ma perché ti dicevo l'esperienza? Perché ti dicevo l'esperienza? Perché quando tu arrivi a gennaio e quando le cose, febbraio, comunque quando le cose incominciano ad andare male ed è passato la sessione di mercato, dove Oddo era già venduto alla Lazio. Bravissimo. Dove Sedice sapeva che tornava a casa, dove comunque i tre davanti, prestito o non prestito, se erano anche di proprietà, che qualcuno era di proprietà, sapevano che facevano il salto di qualità. E così qualcun altro, sempre dei giovani. Ed è chiaro che fai fatica a riprenderli quei giovani, cioè a riprendere l'equilibrio che tu avevi prima. Giocavi, ti divertivi, ma il problema è che alla prima difficoltà tu non ti rialzavi più. Ecco dove è mancato, secondo me, tutto l'ambiente di Verona, cioè dall'allenatore alla squadra, posso dire anche alla dirigenza, no? Dove uno di noi doveva capire questa cosa, e se qualcuno l'ha capita e l'ha detta e lo fai stare zitto, perché secondo te dice una cazzata, va bene, ci sta che tu non sei d'accordo, ma almeno pensa, rifletti su quello che ti dice magari una persona un pochettino più esperta, più navigata, più esperta, che le ha già vissute queste cose. Guarda, ti dico per farti capire proprio perché poi vivi anche di sfumature, no? L'anno prima, perché è stata quella di Perotti, noi abbiamo giocato contro la Regina, oppure sempre, sì, mi sembra di sì, che era in campo neutro a Catania. Catania. Che abbiamo fatto 1-1, abbiamo preso gol al 90esimo, no? Entro negli spogliatoi, erano tutti contenti, dagli allenatori ai giocatori, e io lì mi sono incazzato come la bestia, perché ho detto: ragazzi, noi abbiamo perso 2 punti che quelli non li recuperi più, e alla fine dell'anno poi ti salvi o retrocedi per 1 punto, come poi è successo quell'anno, siamo andati allo spareggio ma abbiamo dovuto recuperarla. Ma se tu avevi 2 punti di Catania e non eri così allegro, perché pensai, sai, la mentalità italiana c'è ancora oggi, ma soprattutto allora, fuori casa fa il punto, no? Hai fatto il risultato positivo, siamo tutti contenti, perché noi siamo sicuri di vincere sempre in casa? Per lo più. No, perché voglio dire, se devi essere contento di fare un pareggio fuori, vuol dire che in casa devi vincere sempre.
Allora, ma il calcio è bello proprio per questo, perché è un imprevisto dietro l'altro e quindi non sempre vinci quando pensi di vincere o perdi quando pensi di non avere chance, no? Allora, Assolutamente. tutto quello che tu lasci per la strada, quello non lo recuperi più. Ho capito che ci sono tante partite davanti, ma quelle sono andate e quelli li hai persi e quelli non li hai. E l'anno dopo, ti ho raccontato questo piccolo particolare perché noi che avevamo già vissuto tante partite, quello era, è inutile che ci guardavamo. Allora, io e Colucci ci guardavano sempre in cagnesco, no? Perché? Perché erano quelli che rompevamo un pochettino più le scatole, no? Cioè, per cercare di tenere tutti su un certo tipo di tensione, perché in queste squadre costruite così, se non alzi la tensione, la tieni sempre a quel livello, è chiaro che concedi. E infatti poi è andato tutto storto, è andato tutto da un certo punto di vista in poi, è andato tutto storto per quel motivo, uno dei motivi. Però se pensi che ci siano state liti, che uno non si è più impegnato, che non eravamo d'accordo con chi, non lo so, con chi, con società o altre cose, purtroppo, e devo dirti purtroppo, non è successo niente di tutto questo, perché sarebbe stato meglio una buona litigata, scazzottata, perché almeno chiarivi quello che era la situazione. Invece, praticamente, ci siamo adagiati a quello che era la situazione, quindi vivevi l'evento. Chi vive l'evento così, nelle difficoltà non si riprende. E questo è successo. Poi si può parlare di tutto e di più, insomma, ma non penso che se tu chiami tutti i miei ex compagni di allora, non penso che ti possano dire tante cose diverse, sai. No, Magari no, guarda, guarda. uno può dirti: ma io ho discusso con il presidente perché volevo andare via a gennaio e lui non mi ha fatto andare via. Troverai questa cosa qua, personale, no? Certo. Ma non. Ma Ma non. come gruppo dici assolutamente no. Gli Ma no! stipendi venivano pagati, sì. Vedi, Assolutamente sì. quindi anche lì smettiamo una delle tante leggende. No. Era Perché tutto. era proprio così impossibile da concepire. Dopo un girone d'andata a livello europeo, perché insomma la media era quella, ritrovarci a retrocedere a Piacenza l'ultima giornata a 39 punti è una bestemmia calcistica, di conseguenza riesce, è difficile tutt'oggi al tifoso capire cosa accadde quell'anno lì. Ecco, tu Qua. mi sembra. Dimmi. Io posso dire che c'è stata tanta, a un certo punto, proprio per come stavamo giocando, c'è stata tanta presunzione. C'è stata tanta presunzione. Risolvo io i problemi, non è un problema. Stiamo giocando bene, siamo i più forti di tutti. Sì, in alcuni momenti va bene perché l'autostima è importante, perché l'entusiasmo è importante, ma a un certo punto poi devi affrontare quella che è la realtà. Allora, se tu perdi 2 o 3 partite di fila, bisogna che cominci a farti delle domande, a porti delle domande, no? Il perché succedono sempre determinate cose. E se tu non cambi niente, non cambi il metodo, non cambi il pensiero, non cambi il modo di giocare, non cambi gli uomini, non cambi niente, ed è chiaro che a un certo punto si delinea tutto. Allora, Assolutamente. come andavi a 200 all'ora all'inizio, se poi andavi a 80 all'ora, sei andato a 80 all'ora fino alla fine. Assolutamente. Adesso qua un amico che è collegato dice che Pastorello di recente ha dichiarato che c'erano invece degli arretrati di stipendi, ben 3 mesi anche. Te lo No, beh, ricordo. allora che sì, no, io ti ho detto sono arrivati tutti gli stipendi, venivamo pagati perché, voglio dire, alla fine dell'anno la Vabbè, gente è andata via e è stata quello pagata. pattuito l'avete preso, certo. Sì, ma voglio dire, ma essere indietro di un anno, sì, di un mese o 2 mesi, cioè nel calcio, poi era normale. Voglio dire, a parte che la società anche di legge aveva i 60 giorni o addirittura i 90 giorni per pagare, no? Non doveva superare quelli perché sennò c'era la messa in mora. Ma voglio dire, ma non è stato un problema per nessuno. Cioè, chi dice che un giocatore non prendevano gli stipendi, ti E per dico, quello non è tirare vero. sulla gamba non è vero. Perfetto, Ma perfetto. assolutamente, ma assolutamente no. Guarda, se uno l'ha fatto, io non me ne sono accorto. Se uno l'ha fatto è un imbecille, punto. Perché, Minimo voglio anche. dire, ma anche perché noi, parliamoci chiaro, voglio dire, tu firmavi un contratto e tu comunque eri garantito Brava. che tu li Erano soldi prendevi di banca quindi. Un mese dopo, 2 mesi dopo, non cambiava niente. Chi dice questa cosa qua sta tirando fuori una scusa per giustificare un qualcosa. Siccome a me non piace
tirare fuori delle scuse o giustificare, cioè voglio dire, la colpa è nostra, eh? Cioè, quella retrocessione, la colpa è nostra. Dico nostra e dico dal presidente all'ultimo dei giocatori, con lo staff e i giocatori, non è di nessun altro, eh? Cioè, non diamo colpa a o trovare alibi per gli stipendi o perché l'arbitro ci ha dato un rigore piuttosto che, no, 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 no. Cioè, se tu retrocedi e perdi tutte quelle partite, retrocedi in quella maniera, la colpa non può altro che essere del nostro ambiente, punto. Cioè, non, dai. No, no, ma ti do pienamente ragione in questo. Infatti è per questo che ti ho voluto anche contattare, perché so che tu sei una persona che parla, parla poco, ma quando parla parla in maniera decisa e coerente, come stai dimostrando. Io è la prima volta che parlo di Verona, eh. Io da quel giorno l'argomento Verona con una persona di Verona non ho più parlato. No, Questa è la prima volta che parlo dopo tanti anni di quella retrocessione. mi fa molto piacere che tu abbia deciso di parlare con Hellas Live, perché mi permetto di dire, è un canale molto seguito da tutti i tifosi, e quindi apprezzeranno di sicuro le tue parole e la tua sincerità, perché io ti ritengo una persona sincera e diretta, e lo stai dimostrando. Ma guarda, io quando tu mi hai contattato e mi hai proposto questo, poi sono passati tanti anni, quindi c'è anche modo di parlare in un certo modo, insomma, nel senso che siamo cresciuti tutti, no? E abbiamo meno tensione perché non stiamo vivendo il momento. Guarda, ho accettato proprio per questo, perché poi non sono stato trattato benissimo. Ed è stata l'unica volta nella mia carriera che mi sono sentito offeso sull'aspetto personale e professionale. Allora, noi retrocediamo il 5 maggio e il presidente ci tiene lì fino alla prima settimana di giugno, fino al 10 giugno ad allenarci. Quindi da quell'antistadio sono passati tutti quei giorni, sono passati non so quanta gente a insultarci, a chiacchierare, per quello che era il sentimento di quel momento. Quel momento, certo. Quindi tutti sono stati zitti, come ho detto prima, noi siamo stati colpevoli e di conseguenza dovevamo prenderci quello che dovevamo prenderci, punto. Non c'erano alibi né giustificazioni. E quindi abbiamo sentito un po' di tutto, no? Poi c'è rompete le righe. 2 giorni dopo mi chiama un mio amico di Verona e mi dice: ma Fabrizio, qua girano certe voci. E dico: che voci? Ma no, sai, la partita col Piacenza, alla fine, sai, tu. E io, senti, io, Alessio, parla chiaro. Cioè, è Arrivo, inutile arrivo. che ci giriamo intorno. No, sai, qua dicono che hai venduto la partita. Massi Ale, ma lascia perdere, ho detto, guarda, dovevano prendersela con qualcuno, se la saranno presa con me, punto e basta, perché ero più anziano, perché adesso non ci sono più, vabbè, lascia perdere, dai. Io capisco, no? Il momento la gente parla, urla, è fresca la cosa, e quindi che la gente sia incavolata era il minimo, e ho detto, vabbè, non è un problema. Sono andato a Como, io vengo a fare un'amichevole, no? Con il Como. E lì ci sono state questi tipi di reazioni, no? Tutte le volte che toccavo la palla, dei fischi e altre cose, cioè, vabbè, io prendo, vado e la catalogo così, insomma. Dopo un mese torno nel campo di quella situazione ed è chiaro che la gente è arrabbiata, punto. Fa parte del calcio. Quella stagione passa, perché io comunque ero in Serie A e l'LS era in B, con un inizio difficile dell'LS, mi ricordo, i tifosi, Molto. no, insomma, tutte queste cose. L'anno dopo noi ci ritroviamo, noi come squadra. E alla vigilia della partita di venire a Verona, sempre questo mio amico, quindi sono passati 1 anno e mezzo, mi chiama e mi dice: Fabrizio, guarda che qua ti stanno aspettando tutti. Ma santa Madonna, dico, ma che è successo? Manco avessi fatto chissà che cosa. No, ti stanno aspettando tutti, perché tu, perché tu, perché tu. Perché dicono così? Vabbè, ma io non è che avevo solo lui come amico, eh.
ho altre persone a Verona che conosco e mi avevano già accennato determinate cose. Dico, vabbè, ne lasciamo perdere, tanto è inutile fare discussioni a distanza, non hanno senso. Vengo a giocare, fra l'altro quella partita l'abbiamo persa al 90° con Mirtai. Mirtai, Gloria Mirtai. E quindi già nervoso da come è finita la partita. Per tutta la partita mi sono sentito fischiato, venduto, dell'offesa incredibile di tutto lo stadio, e lì non ci ho più visto. Però sai, una buona doccia poi alla fine, no? Ti fa accalpare un attimino e ho detto, sai che cosa c'è? Adesso li metto a posto io. E io sono andato in sala stampa, che non dovevo andare, sono andato in sala stampa apposta. Ho preso che c'era Tavellin Gianluca dell'Arena. dell'Arena, a fianco c'era l'altra postazione, sai che comunque vuol dire era fine partita, erano le dirette quelle, e gli ho detto fammi un paio di domande sulla partita, poi ho detto devo dire una cosa io. E allora io apposta ho sfidato tutti. Ho detto benissimo, qua sapete tutti che ho venduto la partita, mi date del venduto, adesso tirate fuori le prove. Dico, io non ho problemi, non ho problemi. Lo sapete tutti? Giochiamo a carte scoperte, mi tirate fuori le prove che io ho combinato questo e pagherò quello che devo pagare. Se no, gli ho detto, se no, attenzione, la gente che fa il furbo non va bene, non va bene scaricare responsabilità verso gli altri perché si ha paura. Lo capisco, c'era un ambiente che non era tanto sereno, ma non è che puoi mettere in mezzo a una strada a livello professionale, no, un'altra persona di cose che non ha fatto. Io sapevo già quelle che erano le conseguenze di una mia intervista e l'ho fatta apposta. Guarda caso, io arrivo sul pullman, finita l'intervista, non so quante chiamate ho avuto. E mi ha chiamato subito Pastorello, ad esempio. Ma Fabrizio cosa fai? Ma lascia perdere. Ho detto, Presidente, io non ho niente da nascondere. E però, come mi ha insegnato mio padre, devo sempre andare in giro e guardare negli occhi tutti, mai abbassare lo sguardo. Per fare questo mi devo comportare in un certo modo. Poi, ripeto, posso piacere o no, ma è un altro discorso. Ma la persona è questa. La mia professionalità doveva essere questa. Ma no, ma lascia perdere. Boh. Dicevo, ma non lo so, un giornalista dietro l'altro, insomma, è stata una serata allucinante. Il lunedì lo passo tranquillamente, martedì vado al campo a fare allenamento a Como e un dirigente del Como a fine allenamento mi dice: guarda, passa in sede perché ci sono gli ispettori della Lega. Ho detto bene, vi aspettavo. Quindi sono arrivati lì, avevano tutta la mia intervista, sia in video che trascritta, e tutti i passaggi mi chiedevano. E dico, porca miseria. Allora vedi che si è mosso qualcosa. Ho detto, guardate, io la prima cosa che ho fatto è detto, guardate, questi sono i miei libretti degli assegni. Il conto corrente è quello, tanto è inutile che ve lo dico perché lo sapete già, perché quando voglio cercare una cosa non è che è la privacy di che. Assolutamente. Detto, voi siete venuti qua a sapere il perché e il per come io ho detto determinate cose, ma voi sapete già quello che è successo. Perché sennò venivate qua con un altro spirito, non a farmi quasi un'intervista, ok? Il giorno dopo mi chiama dei dirigenti del Piacenza, perché chiaramente sono andati anche da loro, perché se uno ha venduto la partita, quell'altro ci vuole uno che la compri, Che la no? compra anche, certo. Oh, bene. Allora, è venuta fuori tutta questa cosa, questa a me è dispiaciuta tantissimo, hanno aperto un'inchiesta e l'hanno chiusa, perché hanno visto che non c'è nulla. Però essere stato messo in mezzo da due persone, perché lì a Verona sono state due persone che hanno fatto i furbi. E chi sono queste persone? Non ti preoccupare, che sono passati tanti tempo, ma li vado a beccare prima o poi. Sono due persone, ma non minacciare nel senso che vado a No, no, no. beccare, ma un Certo. momento buono, perché guarda, Particolare. io a Verona ci sono tornato pochissime volte, quasi niente. Quasi niente, ma guarda, per un dispiacere incredibile, Ma per un immagino. dispiacere incredibile, ma voglio venire a Verona e affrontare quelle persone davanti alla gente di Verona. Hai capito? Perché voglio vedere che cosa rispondono. Chiamami quando vieni.
Certo, perché siccome ci sono i fatti che dicono questo, voglio vedere adesso cosa salta fuori, che giustificazione trovano. Io capisco, ripeto, io capisco che il momento della nuova stagione, arrabbiati come erano arrabbiati i tifosi, con tutto quello che era successo, non era un ambiente facile per stare lì. Penso anche che qualcuno abbia avuto paura e si sia difeso da questa paura cercando di spostare, no, quello che era il bersaglio. Però non va bene. Però non va bene. Non va bene così. Bisogna affrontare le persone. Cioè, vuol dire, è una vergogna dire, oh ragazzi, abbiamo fatto schifo, siamo andati giù, i responsabili siamo noi. Cosa vuoi che dica la gente? Cosa vuoi che faccia la gente? E mi insulterà, e pazienza, c'ha ragione, ho fatto cagare e la gente mi insulta, ma finisce lì, finisce lì. Voglio dire, retrocedere bene o retrocedere male come abbiamo retrocesso, alla fine si è retrocesso, eh? Cioè, non è che cambia chissà che cosa, no? Allora bisogna essere uomini, sempre però, non quando ci fa comodo, quando siamo nelle condizioni per essere bellini, no? Vi faccio vedere, sono un uomo. Cioè, voglio dire, il giorno dell'andata, in quell'ambiente lì di Verona, voglio dire, camminavano tutti a un metro da terra, no? Ah, puoi dirlo. Oh, beh, ma il giorno di ritorno non è che camminavano pari o sulla terra, no, non si facevano vedere, però chiacchieravano. Forse questo è una delle problematiche che sono successe in quell'anno, perché comunque vuol dire, noi lo avvertivamo questo, noi lo avvertivamo questo. Beh, certo. Quando noi abbiamo incominciato, e dico noi 3-4, cominciato a dire, ragazzi, le cose non vanno bene così, zitti, perché tanto le vinciamo tutte. Queste erano le risposte. Allora, quando io dico abbiamo perso l'equilibrio, intendo questo, cioè la nostra presunzione ha fatto in modo che succedesse tutto quello. E c'è poco da fare. Quando sei presuntuoso e non rispetti più quella che è la realtà, la paghi, eh. La paghi, perché o hai Ronaldo davanti che ti risolve le partite da sole. Bene, se no la paghi. E noi purtroppo l'abbiamo pagata, cara, cara, perché Ci va, sì. buttare via un'annata così vuol dire essere stupidi. Assolutamente. Guarda Fabrizio, veramente, Chiaro. ma più che chiaro, rimane adesso il dubbio chi sono queste due persone qui, ma un domani io ti aspetto a Verona per innanzitutto bere un caffè, farti vedere. Ma lo sai anche te. Dai. No, forse Dopo allora esserci arrivato, però. guarda, ti dico, chi ha vissuto quell'ambiente in quei momenti era impensabile, perché sai cos'è? Una di queste due persone, e questa è stata quando ti dicevo del dopo rompete le righe, perché l'altro episodio più grosso è successo più avanti. Perché la vedi accata? Perché io non posso andare in un bar dove è frequentato da tifosi dell'Hellas e ad alta voce, allora io lo reputavo un giornalaio, non un giornalista, dire, ah, oh, siamo retrocessi perché Ferron ha venduto la partita. Beh, è chiaro che se sei un soggetto riconoscibile dentro in quell'ambiente, parli con un giornalista, fai una battuta del genere, con i tifosi intorno, Sì, quel rilievo che si viene a creare. è chiaro che volevi mandare un messaggio, no? Vabbè, certo. Pensavano di averlo fatto in una maniera furba, ma voglio dire, se devo dire una roba del genere, o pensare di un mio compagno di squadra una roba del genere, lo faccio nello spogliatoio, non lo faccio al bar, no? Ecco, era un messaggio preciso, ecco. E questa è una delle due più importanti, l'altra è peggio ancora, che poi quando berremo quel caffè ti dirò. Guarda, non Mi vedo l'ora di berlo perché. piacerebbe affrontarlo, però ti ripeto, adesso questo è stata una chiacchierata e anche per me un modo per chiarire alla gente di Verona e dell'Hellas quello che è successo, perché comunque mi è dispiaciuto andare via in quella maniera e essere considerato per quello che poi la chiacchiera è rimasta là.
questo è la cosa, e quindi è per questo che ti dico, mi ha fatto molto piacere questa chiamata e perché ho accettato Piacere mio proprio davvero. di chiacchierare questo. Però, voglio dire, le cose dovrebbero andare al posto giusto. Poi oggi siamo tutti sereni, sono passati degli anni e ci godiamo l'Hellas che sta. Pensa 18 già, incredibile. Peccato, peccato, peccato che ci sia stata questa interruzione perché stava offrendo un ottimo calcio con dei buoni risultati e insomma sarebbe Allora, stato grandissimo Verona, un grandissimo Verona. un E bel visto che finale. vuoi chiudere al momento, ma la riapriremo la parentesi un domani che ci troveremo a Verona, come quando vuoi, e io ho già pronta la birra per mettere i puntini sulle i più che volentieri. Tu conosci bene uno dei protagonisti del Verona che, ahimè, in questo momento, come tutto il calcio italiano, è fermo, ovvero Marco Silvestri, che tu a Modena hai capito da subito che questo ragazzo aveva qualcosa di importante. Guarda, io sono andato a Modena e allenavo la primavera, il primo anno. E lui faceva già parte della prima squadra, però non lo facevano giocare, faceva il terzo portiere e veniva a giocare al sabato giù con noi. E io avevo chiesto di mandarlo il venerdì, perché così almeno imparavo anche a conoscerlo. E ho trovato, a parte il fatto, un ragazzo stupendo, proprio Molto. un bravissimo ragazzo. Con delle qualità incredibili, no? E aveva solo bisogno di, innanzitutto, capire, come tutti i giovani, a un certo punto devi capire dove sei. E poi aveva bisogno di avere continuità nelle prestazioni. Quello che manca oggi, mancava allora e manca oggi, tante volte, sai, vogliono il giocatore giovane e poi non abbiamo pazienza. No, si sbaglia una partita, si sbaglia una cosa, ah, ma è giovane, sì, però è giovane, sì, però è troppo giovane. Sai, noi, il nostro umore è sempre questo, no? Verissimo. E lui ci è arrivato un pochettino più tardi, cioè nel senso ha avuto bisogno di fare un percorso con esperienze importanti. Quindi l'anno dopo è venuto in preparazione con me, aveva il timore. Era uno dei due portieri, perché con me c'era Alfonso. Eh sì, E quindi ho detto, io non ho problema, c'è due portieri giovani, ma ben vengano, no? Lui aveva il timore che l'allenatore, che era Bergodi di allora, alla chiusura del mercato volesse prendere un altro portiere, perché i due giovani, secondo lui, la società, anche se io gli avevo dato garanzie, stai tranquillo, stai sereno. Se questa è stata la scelta, è stata la scelta. Se no, la facevano subito quella scelta, no? certo. Prima di partire per il ritiro. Niente, lui non si è fidato di questo, ha avuto timore, ha voluto cambiare, e dopo è venuto Matteo, guarda bene, no? Eh sì, Matteo. E quindi ha cominciato il suo percorso, ha fatto la sua esperienza anche all'estero in Inghilterra, è tornato ed è tornato un portiere maturo con tutte le sue qualità che aveva allora, che oggi sta finalmente esprimendo, ha la possibilità di esprimerle con continuità e oggi, cioè, per me non è una sorpresa, ecco, che lui faccia bene, non è Certo. una sorpresa. Ne sono felicissimo perché, ripeto, è un ragazzo che merita tanto e peccato per questa interruzione perché, Che Verona, Fabrizio, che Verona quest'anno. sai, finire una stagione per come l'avevano condotta fino in questo momento è un peccato, però voglio dire, pazienza, insomma, la vita è questa. Adesso speriamo che si riprenda, che ci si possa riprendere a giocare. E che ritrovino subito, voglio dire, la condizione e il ritmo per continuare col percorso che avevano fatto. Tanto qua partono tutti alla pari, cioè questo problema l'hanno avuto tutti, Sì, quindi quello vero. si riparte alla pari. A me riesce difficile Peccato. pensare che si possa tornare quanto prima a calcare un rettangolo verde di gioco per un semplice motivo. E tu, da ex professionista, non ti è mai capitato di stare fermo e inattivo per 2 mesi come stanno facendo gli attuali giocatori. E la mia paura principale non è tanto dal punto di vista fisico, che di sicuro ci saranno delle problematiche, ma anche dal punto di vista psicologico, perché hanno troppo alterato il loro stile di vita. Poi adesso confinarli in un ritiro come dovrebbe essere, con tutte le procedure che il protocollo FIGG, che peraltro dovrà essere rivisto, impone, la vedo veramente problematica. Guarda, a livello psicologico penso che la parte più difficile sia quella delle prime gare, che ci sarà lo stadio vuoto. Cioè,
quando c'è stata questa interruzione lunga, quello che poi ti dava lo stimolo maggiore è ritrovare tutta quella gente, no? Nel bene e nel male pensi alla gara, ma dici, cavolo, però vado alle mezze e devo essere pronto perché c'è tutta quella gente che mi guarda. Il fatto che non sia presente, che non sentano proprio l'emozione di essere in mezzo a un campo con tanta gente intorno, questo può essere Un deterrente, qualcosa che insomma. ma questa può essere la differenza tra chi non la subisce questa cosa e quindi è entrato subito nella parte e chi invece aveva bisogno magari di un colpo di stimolo che la gente poteva dargli e magari non la ritrova subito. Siccome sarà un mini campionato, se si riparte, sarà un mini campionato con partite ravvicinate, tante 124 ravvicinate, partite mancano. sai, facendole. Come dico sempre io, nel cortile di un palazzo è diverso che farlo in uno stadio quando è pieno. Assolutamente, assolutamente. E ultimissima battuta, visto che mi chiedono cosa ricordi, allora abbiamo parlato di questo lato negativo purtroppo, ma c'è appunto anche il lato bellissimo dello spareggio di Reggio. Ti chiedo, su Marco Silvestri, se secondo te può ambire la nazionale, visto che tu ne fai parte, e di Verona, dei Buttei, cosa ricordi? Il lato ovviamente è positivo, visto che sai benissimo che la curva è una delle curve più calde e che vuole veramente bene all'Hellas Verona e che indossa la gloriosa maglia gialloblu. Guarda, su Marco c'è speranza, certo, c'è tanta speranza, perché insomma, adesso c'è un gruppo di ragazzi importanti che giocano, anche lui ha fatto parte delle nazionali nel suo percorso di crescita, quindi ha tutte le qualità per poter ambire a questa soddisfazione un giorno di vestire la maglia della nazionale A. Verona, io avevo voglia, avevo una grande. Intanto voglio dire, io arrivo da genitori veronesi, Lo so, ricordo anche questo. un po' più giù, insomma, di Legnago, e quindi io di Verona, io a Verona non sarei mai andato via. Io, fra l'altro, parlando col presidente, alla fine, in quel mese che noi siamo stati lì, io ho dato la disponibilità di rimanere anche a Verona in Serie B. Presidente, giustamente mi ha fatto un discorso, ha fatto un discorso logico, no? Dicendo: guarda, ho L'area studenti. che tira. No, 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 Grazie, perdono. lui ha detto: guarda, Fabrizio, cioè, la realtà è che io ho dei ragazzi miei del Verona che possono giocare. E quindi è inutile che io prenda un giocatore da fuori, anche se tu eri qua, ma siccome io ero in scadenza di contratto, avrei dovuto rifare un altro contratto. Quando aveva Pegolo che era in rampa di lancio, Esordì proprio quell'anno lì a Torino, lui. certo, ed è un discorso logico, capibile, che ci siamo salutati, punto e basta. Quindi la mia voglia di rimanere a Verona, anche in quella situazione, proprio anzi, perché io penso di essere, nonostante il primo anno sia andata bene anche a livello personale, ma anche il secondo anno, insomma, voglio dire, non è che. Le mie prestazioni posso, insomma, non sono state negative, poi gli errori si fanno, per l'amor di Dio, non è quello il problema, ma mi sento colpevole, come tutti gli altri, di quello che è successo e quindi mi sentivo anche in debito per quell'annata e quindi sarei rimasto lì volentieri. Poi Verona è una città bellissima. Insomma, si sta da Dio e avevo anche il mio amico, il mio gruppo di amici. Insomma, la famiglia stava benissimo, C'era tutto per. c'erano tutte le condizioni per poter andare avanti, e quindi volevo concludere la mia carriera lì piuttosto che andare in giro ancora. Insomma, peccato, peccato, è andata così. E i ragazzi da curva, che cosa gli si può dire? C'è sempre, ogni tanto lo tirano fuori, qualche presidente lo dice, se no sono gli stessi tifosi che lo dicono. Ed è una verità, i giocatori cambiano, i presidenti anche cambiano, ma la maglia rimane. La maglia è un simbolo della città e i tifosi fanno parte.
del progetto di una squadra, di uno stadio e della città. In età. E loro sono sempre presenti, cioè a prescindere di quello che è la categoria, cioè quando poi c'è stata la disgrazia anche di retrocedere in B e di andare in C. Sì. Vabbè, ma voglio dire, Le se tu guardavi il Bentegodi, cioè, se mettevi due foto senza le squadre in campo del Bentegodi di quell'anno in C o una delle nostre partite in A, cambiava poco o niente. bellissimo. Quindi, niente, magari averceli sempre dei tifosi così, nel bene e nel male, perché porca miseria, poi quando c'è da processare si fanno sentire. Ma sai, io li ho vissuti anche a Bergamo, quindi. Che sono belli grandi, certo. Però è lo stesso concetto, voglio dire, professionalità, rispetto e dai quello che devi dare, punto. E la gente non potrà mai dirti nulla alla fine. Assolutamente. Dopo può piacere o no, per l'amor di Dio, ma questo fa parte del gioco, insomma, non posso piacere a tutti e cavolo, dai, Più che normale. ci Guarda mancherebbe. Fabrizio, io ti ringrazio davvero perché è stata una chiacchierata stupenda. Mi auguro che ti sia piaciuto anche a te Certo. sfogarti anche perché insomma, hai, non dico tirato via qualche sassolino dalla scarpa, ma sicuramente ti ha fatto bene, secondo me, parlare anche di una pagina purtroppo non certo positiva per quello che concerne l'annata appunto ultima, quanto invece bellissima e fidati che quello che hai fatto a Reggio è stata una delle parate che io ricorderò in eterno perché veramente ci ha salvato dalla retrocessione, perché lì sarebbe stata Serie B. Mancano ormai pochissimi secondi alla chiusura di questa diretta. Mi prometti che quando vieni a Verona mi chiami e ci troviamo a bere un caffè? Assolutamente sì, Dai. assolutamente. Dico solo questo, saluto Michele Cossato, no? Poi Domani 50 anni fa Super Mike, noi ci siamo sentiti, ma ci sentiamo. Bisogna che la pianta però di tirarsela, basta. eh? Gli mando Basta. subito il tuo messaggio. L'eroe di Reggio, va l'eroe di Reggio, dai. Grazie Fabrizio, davvero. Ciao, ciao a tutti. Grazie Ciao, Fabrizio, grazie, ciao. grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao, ciao.